Il 17 aprile gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sul referendum cosiddetto No-Triv. Con il loro voto i cittadini potranno decidere con il sì se i permessi per estrarre idrocarburi in mare entro 12 miglia dalla costa potranno durare fino al termine della concessione, oppure con il no se potranno durare fino all'esaurimento del giacimento. Sul tema si è dibattuto all'Agora Dema, il comitato elettorale del sindaco Luigi De Magistris, dove hanno parlato dell'argomento esponenti dei vari coordinamenti No-Triv e di Green Italia. Il dibattito e la richiesta del referendum abrogativo nasce dalla scoperta di un alto tasso di inquinamento nel Mar Adriatico, dovuto alla presenza di una forte quantità di metalli pesanti e idrocarburi che superano gli standard e i limiti fissati dalle norme comunitarie. La legge in vigore permette alle società petrolifere concessionarie di estrarre il minimo indispensabile per il maggior arco di tempo possibile, anche perché dismettere un impianto comporta costi molto alti. Ascoltiamo ai nostri microfoni la coportavoce nazionale di Green Italia, Annalisa Corrado. Siamo stufi di essere presi in giro, vogliamo mettere gli idrocarburi, il petrolio, l'inquinamento dalla parte sbagliata della storia. Vogliamo un paese a trazione rinnovabile che punta sulle energie pulite, sull'efficienza energetica, sulla green economy, sulla mobilità sostenibile. Siamo stufi di tutto il resto, non funziona, ci fa stare male ed è finito. Noi pensiamo che chi vota un amministratore di una città abbia l'assoluto e sacrosanto diritto di sapere cosa quell'amministratore pensa, in particolare su tematiche così importanti come quelle della sostenibilità ambientale. Abbiamo chiesto a tutti i candidati sindaci di dirci se vanno a votare, perché anche l'astensione per noi è veramente un grave danno, e cosa votano soprattutto. Quindi i nostri sindaci, quelli che noi vogliamo, quelli che non voteremo, votano sì.